Serra di Torino, primo quarto d'ora di studio, poi si addormenta la difesa della Ternana, il Cesena ne approfitta, pasticcio, Santa Croce, Gonzales, si intromette Ragusa che offre a Rossetti il pallone del vantaggio, il quarto centro stagionale per l'attaccante bianconero, ma neppure il tempo di gioire che anche il Cesena la combina grossa, dormita difensiva, la sfera schizza dalle parti di Bomber Ceravolo che non si lascia pregare e con il mancino infila l'1-1, l'11° timbro in campionato per Fabio Ceravolo. La concentrazione non è la prerogativa di questa sfida, altra amnesia, Ragusa prova ad approfittarne, decisivo questa volta Mazzoni, nel finale di tempo ci prova dalla distanza anche Sensi, ma il suo talento in questo caso non lascia il segno. 1-1 all'intervallo ed ora con la sintesi montata da Renzo Matteucci passiamo alla ripresa con il Cesena che si ripropone in avanti, imbeccata per Rossetti, in aria diagonale potente ma non preciso, sempre il Cesena in attacco, Falco si libera bene col mancino, cerca l'esecuzione magistrale, nulla di fatto. Un quarto d'ora alla fine, Drago si gioca la carta a Juric al posto di Sensi ed è proprio lui in girata di testa ad offrire un grande pallone per Rossetti che sfiora soltanto il gol, sfuma un'altra buona chance per il Cesena che ci prova fino alla fine, qui il tentativo rasoterra di Falco, attento Mazzoni che si supera letteralmente al 90° sulla botta di Ragusa, strepitoso davvero il numero 1 rossoverde con l'aiuto della traversa, nega il vantaggio alla Cesena, finale convulso, Rossetti espulso, il Cesena chiude in 10 e non riesce nel blitz alla liberata.